Ora vediamo quali sono le analogie e le differenze tra uno specchio concavo e una lente convergente. Sono quasi soltanto analogie. La differenza è una sola, che lo specchio riflette all'indietro i raggi luminosi, mentre la lente, essendo trasparente, fa passare i raggi luminosi, quindi si lascia attraversare dai raggi luminosi. Infatti la lente è di vetro, lo specchio è di metallo. Questa differenza comporta che se noi mettiamo la lampadina, per esempio a destra dello specchio, rappresentata da queste freccette rosse, anche l'immagine reale si trova dalla stessa parte della lampadina, proprio perché i raggi vengono riflessi all'indietro dallo specchio, mentre invece nel caso della lente, se noi mettiamo la lampadina, per esempio a sinistra della lente, l'immagine reale si forma a destra della lente, quindi dalla parte opposta. Dunque, riepilogando fino a qui, nel caso di immagini reali, nel caso dello specchio, si formano dalla stessa parte della lampadina, nel caso della lente si formano dalla parte opposta della lampadina. A parte però questa piccola differenza, il resto sono tutte analogie. Infatti, lo specchio presenta un fuoco e un centro che si trova a distanza doppia rispetto al vertice dello specchio, quindi il fuoco si trova a distanza focale F e il centro a distanza 2F. Anche la lente presenta da ciascuna parte un fuoco a distanza F dal centro della lente, che è questo, e un altro punto che sarebbe improprio chiamare centro, se vogliamo possiamo chiamarlo centro, giusto per analogia con lo specchio. Questo punto, chiamiamolo anche centro, anche se non è vero, si trova a distanza doppia della focale, quindi 2F. La stessa cosa avviene dall'altra parte, cioè il fuoco e il centro, diciamo. Questi punti, fuoco e centro, determinano dove si formerà l'immagine. Infatti, immaginiamo, di lavorare con la lente e di partire, da lontano, cioè mettiamo la lampadina lontana dalla lente, a una distanza maggiore di 2F, cioè la lampadina più distante rispetto al cosiddetto centro. Allora l'immagine reale si forma tra il fuoco e, diciamo, il centro dall'altra parte. Poi, avvicinando la lampadina alla lente, si allontana l'immagine. Quindi l'immagine fa sempre il contrario, l'immagine reale fa sempre il contrario della lampadina. Se la lampadina si avvicina, l'immagine si allontana. E la stessa cosa accade per lo specchio. Immaginiamo di partire con la lampadina lontana dallo specchio, qui indicata in posizione 4. Quindi la lampadina oltre il centro. L'immagine si forma invece prima del centro, quindi si forma più vicina della lampadina. Ma se noi avviciniamo progressivamente la lampadina allo specchio, l'immagine si allontana. Quindi l'immagine fa il contrario della lampadina. Inoltre, sia nel caso dello specchio che della lente, l'immagine diventa sempre più grande mentre si allontana. Si allontana e si ingrandisce. Eravamo partiti con la lampadina a distanza maggiore del centro, quindi maggiore di 2F, sia con lo specchio che con la lente. Quando la lampadina invece viene posta proprio nel centro, quindi esattamente a distanza due volte la focale, allora questo è un caso particolare in cui anche l'immagine si forma alla stessa distanza. È il caso in cui P e Q sono uguali. Quindi anche l'immagine si forma a distanza 2F, questo vale anche per la lente. Quando la lampadina la mettiamo qui, diciamo nel centro, distanza 2F dalla lente, anche l'immagine si forma nel centro, diciamo dall'altra parte, distanza 2F, due volte la focale dalla lente. Se poi invece avviciniamo ancora la lampadina, la poniamo tra il centro e il fuoco, quindi posizioni 3 e 4 nel disegno, allora l'immagine scappa via oltre il fuoco. Infatti vediamo 3 e 4 si trovano oltre il centro, non oltre il fuoco. Quindi ripeto, la lampadina tra centro e fuoco, l'immagine va oltre il centro, quindi supera la distanza 2F. La stessa cosa accade con lo specchio, quindi la lampadina in posizioni 1 e 2 tra il centro e il fuoco. Vediamo che l'immagine scappa via e va oltre il centro. L'immagine si allontana sempre di più, diventa sempre più grande, si porta a distanza infinita e diventa infinitamente grande quando la lampadina viene posta nel fuoco, sia,
Questo accade sia con lo specchio che con la lente. Quando la lampadina viene posta nel fuoco, l'immagine si forma infinitamente grande e a distanza infinita. E inoltre, quando noi superiamo il fuoco, cioè poniamo la lampadina a una distanza dallo specchio o dalla lente, una distanza minore della focale, allora l'immagine non si forma più l'immagine reale, ma si forma l'immagine virtuale dall'altra parte. Questo accade con lo specchio, quindi lampadina tra il vertice dello specchio e il fuoco, immagine virtuale. E lo stesso accade con la lente. Quando la lampadina viene posta a una distanza minore della focale, quindi molto vicina alla lente, l'immagine non si forma più reale da questa parte, ma si forma dall'altra parte virtuale. L'immagine virtuale si forma quindi dalla parte, tra virgolette, sbagliata. Infatti, nel caso dello specchio, si forma dietro lo specchio, dove i raggi luminosi non possono arrivare, perché abbiamo detto che lo specchio riflette i raggi, quindi i raggi luminosi non possono attraversare lo specchio. L'immagine virtuale si forma quindi dalla parte impossibile, dalla parte sbagliata, cioè oltre lo specchio. Lo stesso accade per la lente, quando mettiamo la lampadina a distanza minore della focale, l'immagine non si forma dalla parte giusta, che dovrebbe essere a destra, perché i raggi luminosi attraversano la lente e vanno a destra. Invece si forma dalla parte sbagliata, cioè dalla parte, diciamo così, impossibile. Si formano dalla stessa parte della lampadina. Questo perché l'immagine virtuale è formata non dai raggi veri, che vanno a divergere, ma è formata dai prolungamenti geometrici all'indietro dei raggi veri. E questo quindi spiega perché le immagini virtuali, sia nel caso dello specchio che della lente, si possono formare dalla parte sbagliata, perché non sono fatte con i raggi veri. Infatti, i raggi veri non possono attraversare lo specchio e nemmeno vengono riflessi indietro dalla lente. Quindi quello che vediamo dalla parte sbagliata o impossibile è un'immagine virtuale che non deriva dai raggi veri, ma deriva dai prolungamenti geometrici all'indietro che fa il nostro cervello. Dunque, in conclusione, abbiamo visto che lo specchio concavo e la lente convergente si comportano praticamente nello stesso modo, e abbiamo analizzato quello che succede quando noi modifichiamo la posizione della lampadina partendo da distanze maggiori del centro e avvicinandoci, arrivando fino al fuoco e anche oltre il fuoco, cioè avvicinandoci ancora di più sia allo specchio che alla lente. Anche nel caso della lente abbiamo preso la lampadina, l'abbiamo posta inizialmente oltre il centro, poi ci siamo avvicinati, siamo arrivati fino al fuoco e anche oltre, quindi abbiamo posto la lampadina anche tra la lente e il fuoco. Quindi abbiamo analizzato tutte le possibilità, tutte le possibili posizioni della lampadina, da grandi distanze a distanze molto ridotte, fino allo specchio o fino alla lente.